Bentornati sul canale Amico Orologiaio, ci troviamo a Casale Monferrato. Ragazzi, che ore sono, Teresa? Sono le 8:30, c'è un nebbione incredibile, pazzesco. A Emborio splendeva il sole, beh, lo vedete dietro di me. E ci dirigiamo verso l'ingresso, dietro di me c'è il castello di Casale Monferrato. Qui c'è la Teresa. E via. Osvaldo, ti presento alla Teresa. Mogliettina. Mogliettina. Va bene. Andiamo a caccia di orologi. Speriamo di riuscire a cattare qualcosa almeno oggi. Ieri è andata male, oggi andrà meglio, dai. Posto. Magazzino. Guardate qua. HG Ring. Sempre danni. Ah sì! Poverino, l'ho guardato io con un ombrello, ma c'è stata una volata di vento e gliel'ha buttato tutto indietro e si è rotto. Disastrato! Qui apri casse non hai niente, boh. Avete detto se si usa quello lì che va bene. No, no. Ma poi se da rientrata anche con il mio ombrellino, ma c'è cos'è questo? Una pribottiglia dell'Ottocento. Si bucava, è una pribottiglia, scusami, una apriscatole. Bucavi col corno e poi piantavi dentro. Una apriscatole, che forte. Guarda te la lucertola. L'ho vista. Bella. A me piacciono queste cosine. Quanto vuoi della lucertolina? Un decino. Bestiale, è vero. Buongiorno. Ciao. Ciao a chi? Ah, sì. Ci avevamo conosciuti con l'Andrea l'altra volta a Borgo d'Arno. Ah, sì, ricordo, scusa, ma con la mascherina. Allora, da Gianluca abbiamo preso questo bellissimo Enicar. Io non trovo più l'altra corona. Senza corona, chiaramente da riparare, vagamente funzionante. E un Orient che mi servirà da cannibalizzare per il movimento. Qui c'è un bellissimo Primero Pacific. Quanto chiedi, Gianluca, questo? 1600, scatola, controscatola, cavolo, panno, fantastico. E la scatola Tudor invece vuota? Vuota e anche un po' rovinata. Con tutto, unica pecca è il cuscino. Forse, d'altronde dagli anni 70 ad oggi. Tra l'altro ancora con libri che ti danno in dotazione e sacchetto originale. Pensa a te, questo è con... anche la busta. Però si può. Oh, gliel'ho fatto vedere prima a lui, Wow! Fantastico! Scusa, non è Zoya qui. Tanto. Bello grosso. Strano modello, ma te lo diciamo tutti questo. Cassa in acciaio o cromata? Quello, se non mi sbaglio, è cromato, però se vuoi te lo dico subito. No, cromato. Sì, ecco, volevo dire sembra acciaio. How much for this? 20 euro. 22. Chi offre di più? Quello lì chiedo un cinquantino. Cinquantino. Lampade di design. Che bella quella lì. E poi mi piacciono due lampadari là. Guarda che bella anche questa qui. Sì. Stile deco. Questo e questo. Signori, guardate questa mattina che cosa abbiamo visto. Un orologio Hamilton navale. Questo è un euro, carica manuale. Funzionante. Bellissimo.
pezzo veramente da 90. Qui abbiamo un bel Longchamp Deco. Un Eberhard Strafort. Dell'Eberhard Strafort quanto chiedi? 1500. Per niente caro. Tra l'altro con cassa rimessa a puntino. A nuovo? Sì. E il papà appunto? No, il suocero? Cassista. Cassista? Il papà si occupa del movimento. Papà del movimento. Il cassista invece si occupa della cassa perché... Bene, bene, bene. Complimenti, bellissimi pezzi, davvero. Grazie mille. Grazie. Un piacere. Salve, arrivederci. Buon proseguimento. Ciao. Grazie, buona giornata a voi. Anche a voi. Signori e signori, abbiamo incontrato follower, qui abbiamo follower Beppe. Di tutte le età. Signor Beppe? Sì. Ecco, grazie. Signor Beppe, che è venuto a trovarmi anche a Tortona, ma a Tortona mi ero dimenticato di dargli il famoso portachiavi del canale Amico Orologiaio. Ora abbiamo finalmente... Io sempre quello che avevo là. Ah, bellissimo sto vostro. Sai che l'ho visto anche quella versione col quadrante giallo, sempre di un altro follower? Ma è proprio bellino sto vostro canfibio. Bello. Cinturino, un cuoio inglese. Guarda. Questi sono i cinturini che li faccio fare io, in cuoio inglese. Bellissimi, se siete interessati contattatemi. Allora, signori. Guardiamo un po' di orologi da tavolo e abbiamo una bellissima orologio da tavolo Bucherer, anzi primo, dipende da lei, brandizzato Bucherer per la gioielleria Bucherer, vendo e faccio oppure no, è molto bello. Senti, parlo proprio di 8 giorni di orologio e le dico qualcosa, la chiave dentro c'era l'officier quando lo trasporto è meglio farmi questo lavoro qua, almeno le tagli stanno ferme e poi guardate che amore che è questo orologio, bisogna vedere cosa dico, so anche se le lancette perché me l'hanno pulito una volta, era di un altro colore, hanno fatto un lavoro pazzesco. Ho proprio notato che se uno stringe tanto quella vite lì, guardate che spettacolo questa parigina in bronzo dorato, periodo 1700, primi otto questa in bronzo. Movimento a filo. È già a filo però, cioè ancora a filo. In bronzo, bagno al mercurio. Bellissimo. Bella, bella, bella. Grazie signora. Giro al mercatino terminato, adesso andiamo a casa e vediamo che cosa abbiamo cacciato. Eccoci tornati a casa, adesso vediamo che cosa abbiamo cacciato in quel di Casale Monferrato. Giro la telecamera e vi faccio vedere. Partiamo con questo bellissimo Lanco, carica manuale, condizioni, oserei dire, strepitose. Cassa originale. Molto bene. Lanco carica manuale. E questo l'ho pagato 60 euro. Enicar Sherpa, cassa in acciaio, automatico, bracciale non originale, manca la corona, manca anche l'albero probabilmente, sicuramente un orologio da riparare, però ho visto che scuotendolo la lancetta dei secondi si muove con il residuo di carica che ha all'interno, per cui dovrebbe essere facilmente riparabile. Cosa che mi piace molto di questo orologio è il fondello con la conchiglia. Per cui sarà oggetto di revisione e quant'altro. E questo l'ho pagato 30 euro. Poi ho trovato questo Orient
automatico. Questo, vi dico la verità, l'ho preso più che altro per parti di ricambio, poca spesa, 10 euro. Oltretutto questo è tutto originale, anche il bracciale. Vediamo un po' se riesco a inquadrare la... Sì, comunque fidatevi. Poi una cosa molto curiosa, questo orologio Sheffield, molto particolare perché pare essere un orologio da cintura. Ci sono dietro i passanti. Particolarissimo. Poi un amico mi ha regalato invece questo oggetto che è marcato Fiorucci, e sapete che cos'è? È un apricasse. Vedete che quella forma particolare dei denti? Ecco, assomiglia molto a questa. Vediamo un po' se riesco. Vediamo un po' di riuscire a mettere a fuoco. Ecco qua. Porta movimenti. L'abbiamo portato a casa, regalato da un mio carissimo amico. Poi ho trovato questo bellissimo Tissot Sideral con bracciale in acciaio, cassa in fiberglass. Clasp originale. Poi ho comprato questo orologio che è un Philip Watch con movimento ETA 2892 A2 e complicazione cronografica Dubois de Prazia, famoso calibro panino, tanto per intenderci. Questo è un orologio che è nuovo, fondo di magazzino. E per ultimo invece, per assortire un po' di ricambistica che mi serviva in laboratorio, ho trovato questo movimento Zenith 156 in buone condizioni, per cui lo metteremo sicuramente in fornitura. Bene amici, il video è terminato. Se il video vi è piaciuto, come al solito, cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, ricordatevi di spuntare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!